Non si fermano le polemiche suscitate dall'esortazione del vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Etropea Attilio Nostro, fatte durante la predica, a firmare una petizione che sostiene una proposta di legge popolare che preveda l'obbligo per il medico di far ascoltare il battito cardiaco del feto alla madre nella visita precedente all'interruzione volontaria di gravidanza. Stessa cosa sta succedendo a Grosseto, in seguito ad un post del sindaco Francesco Antonio Vivarelli Colonna, che ha invitato a firmare in municipio la stessa proposta. Ma se da un lato le associazioni che la stanno sostenendo continuano a raccogliere firme in tutta Italia con banchetti in piazze e vie pubbliche, dall'altro movimenti politici, sindacati e associazioni protestano perché la ritengono sbagliata e crudele. Noi siamo andati a vedere cosa succede a Vibo Valentia, da dove tutto è scaturito. È una proposta di legge di iniziativa popolare con cui chiediamo che la legge 194 si aggiunga una piccola norma con cui si obbliga il ginecologo a far sentire il battito cardiaco della mamma prima che la donna decida di abortire. Secondo lei che cosa potrebbe cambiare? Dentro la mamma sentendo il battito del bambino. Alle volte la donna sentendo il battito cardiaco decide di non abortire. E nel caso decidesse lo stesso? Non cambia niente, va ad abortire. Le parole del vescovo durante la festa del Rosario hanno suscitato una vera e propria polemica. Voi oggi siete scesi in piazza Vibo Valentia. Che cosa volete dire con questa vostra manifestazione? Allora, purtroppo le parole del Vescovo hanno aperto, come dire, una strada per, a nostro avviso, per introdurre nella legge 194 un atto di crudeltà, perché far sentire il battito cardiaco a donne che hanno già deciso di abortire, ricordo già deciso di abortire, è una crudeltà inaudita. L'aborto per una donna non è certo una passeggiata di salute, quelle che vedi qua non sono donne che chiedono un aborto come contraccezione, ma sappiamo che per una donna l'aborto è un percorso doloroso, è una scelta che non lascia alternative, per cui introdurre l'ascolto del battito cardiaco un minuto prima di abortire noi le riteniamo una crudeltà inaudita, non neanche un primo passo perché si scardini questa legge sull'aborto. La 194, che ricordiamo legge che è nata per garantire le persone, le donne che vogliono abortire un ambiente sicuro, perché prima della 194 non è che non esisteva l'aborto, soltanto che l'aborto veniva fatto su tavoli di cucine, dei mammari, gente che moriva dissanguata. Cioè noi la 194 è stata chiesta e voluta proprio per garantire un ambiente sanitario sicuro alle donne che avevano già deciso di abortire. Ricordiamo questo, perché le persone ricche che avevano potenzialità economiche andavano a fare i raschiamenti, tra virgolette, cosiddetti raschiamenti, in posti sicuri, in cliniche private. Quindi anche una differenza sociale enorme che la 194 ha annullato. La 194 è una legge democratica e quindi basta. E poi è stata una legge che è stata concordata con le parti cattoliche dei partiti della Democrazia Cristiana e dello Stato Vaticano, quindi è una legge concordata, tant'è che non c'è stato, come dire, come sull'aborto, un muro contro muro, dove all'epoca l'ala cattolica dei partiti hanno perso perché l'aborto ha vinto per il 75%, una legge già concordata.